Buongiorno a tutti, mi chiamo Maria Sofia Pugliese. Sto frequentando il corso di dottorato in Technology Innovation and Management presso l'Università degli Studi di Bergamo. In particolar modo la mia borsa di dottorato è una borsa PON, questo significa che è finanziata dai fondi PNRR e in particolare il mio dottorato è in collaborazione con un'azienda del territorio. Il mio progetto di ricerca si concentra sull'investigare e ricercare dei metodi e degli approcci con cui integrare l'innovazione e la sostenibilità a supporto delle aziende che appartengono all'industria manifatturiera. Allora, le opportunità che può dare un dottorato innovativo con connotazione industriale sicuramente riguarda l'opportunità di interfacciarsi sia con il mondo accademico sia con il mondo aziendale, quindi questo permette di avere input sempre nuovi, sempre diversi vivere in un ambiente estremamente dinamico e questo sicuramente aiuta ad ampliare anche le proprie tematiche di ricerca e a trovarne sempre di nuove. L'ambiente dell'Università di Bergamo è estremamente dinamico e soprattutto innovativo perché vi è un forte legame tra l'Università e tutte le aziende del territorio. Questa integrazione quindi permette di avere delle relazioni estremamente forti con tutte le aziende che ci circondano e questo naturalmente implica poi anche la possibilità di spaziare altamente in termini di ricerca e quindi di raccogliere informazioni in collaborazione con queste persone. Il ruolo dell'azienda partner direi che è fondamentalmente quello di mettere a disposizione il proprio tempo, le proprie risorse, ma soprattutto le sue persone a supporto del mio lavoro di ricerca e quindi questo mi permette di raccogliere informazioni accurate e, in collaborazione con queste persone che mi supportano nel mio lavoro fornendomi tutto il necessario. L'aspetto più interessante sicuramente è quello di avere l'opportunità di lavorare sia sul lato accademico sia sul lato aziendale, quindi di interfacciarsi sia con ruoli e persone diverse, ma sia anche approcciando, diciamo, il lavoro con metodi e tecniche diverse, quindi questo permette di spaziare moltissimo e di formarsi assumendo delle competenze sempre nuove. Lo consiglierei perché è un'esperienza molto importante sia a livello professionale che a livello personale. A livello professionale perché il fatto di adottare approcci e metodi che appartengono sia al mondo aziendale che al mondo accademico sicuramente permette di acquisire delle competenze tra loro molto diverse ma che possono essere integrate. Mentre a livello personale il fatto di interfacciarsi con ruoli e persone sempre diverse, appartenenti a realtà differenti, soprattutto anche a livello internazionale, permette anche una crescita personale non indifferente, per cui direi che è un percorso che permette una fortissima crescita sia a livello professionale che personale ed è questo il motivo principale per cui lo consiglierei.